Eccoci qua, allora parte questa nuova rubrica all'interno di New Generation, dove noi ogni settimana, in ogni puntata, ospiteremo un personaggio. In questo caso è una bellissima giornalista che arriva direttamente dal Messaggero. Lei è Maria Serena Patriarca, facciamo un applauso. Grazie. Ben arrivata. Grazie a voi. Allora, è un piacere averti qui. Sei entrata in questo contesto, credo per la prima volta, ti sei avvicinata al mondo dei talent, dei giovani che si avvicinano al mondo della televisione. Dalla carta stampata sei arrivata all'online, ormai sì. Il web spopola, no? Sì, certamente è la nuova frontiera della comunicazione, quindi senza nulla togliere alla carta stampata, che rimane un po' la base di ogni forma di giornalismo, però chiaramente i tempi in cui viviamo ci richiedono di metterci anche online, quindi di comunicare con quelli che sono i new media. Senti, cosa è importante per fare colpo con un articolo che poi colpisca chi lo legge? Allora, diciamo andare fuori da quelli che sono i luoghi comuni. Faccio un esempio, nelle mie competenze, ad esempio per quanto riguarda il giornalismo di viaggi, un buon reportage non dovrebbe fare l'eco di quelle che possono essere le guide turistiche, altrimenti il lettore banalmente potrebbe andare in libreria e comprare una qualsiasi guida. E il buon reporter di viaggio è colui che ti dà spunto per un viaggio non tanto nel luogo quanto nell'anima, quindi che va a cogliere quei particolari, quelle sfumature a livello anche di suggestione di una certa località che vanno fuori dai circuiti turistici, quindi che ti fanno entrare veramente nello spirito del viaggiatore. Ecco, io vorrei ricordare che te sei una travel blogger, che ti occupi di un canale YouTube, Viaggi e Volti Discovery. Sì, questa è la certamente dicitura corretta. Sì, sì, e Viaggi e Volti Discovery su YouTube. La nostra bella Italia riscuote successo anche all'estero? Assolutamente sì, nel senso che ci sono poi delle location in cui addirittura gli stranieri vengono a sposarsi in Italia. Recentemente, per esempio, mi sono occupata di un reportage sul Messaggero che riguardava la Puglia e l'Umbria come location per eccellenza in cui le coppie fin dagli Stati Uniti, ma anche dal Giappone e dall'India, vengono per sposarsi, perché vogliono sperimentare non solo le bellezze naturalistiche e culturali del paese, ma magari anche tutte le opportunità a livello enogastronomico, quindi abbinare alla luna di miele una caccia al tartufo piuttosto che uno show cooking con uno chef importante. Quindi, e quali sono le mete più quotate? Diciamo, ad oggi? Allora, ad oggi innanzitutto sottolineiamo per esempio la Valle d'Itria, tutta la zona dei Trulli. In ottobre, a metà ottobre, pensate che Kevin Lee, che è il più grande wedding planner italiano, che ha come base Los Angeles, per fare un'idea, è colui che ha curato le nozze di Tom Cruise, di Oprah Winfrey, di tutte le più grandi star hollywoodiane, verrà appunto in Puglia a fare uno stage per tutti i wedding planners italiani ed europei, proprio per focalizzare l'attenzione sulle zone di interesse in Italia. E lo stesso Kevin Lee recentemente è andato in Umbria. In Umbria c'è tutta la zona intorno ad Assisi, la zona dei castelli che oggi sono trasformati in moderni relais, che è una zona di grande interesse anche appunto per gli stranieri, non solo per noi italiani. Senti Maria Serena, torniamo a parlare di New Generation. Questo studio è gremito di giovanissimi ragazzi che vogliono intraprendere la via dello spettacolo, no? Sì. Allora, che consiglio ti senti di dare a loro per riuscire poi ad accaparrarsi un articolo su una testata nazionale come potrebbe essere quella del Messaggero? Beh, sicuramente lavorare tanto. Mi sento anche un pochino affine a questi ragazzi, perché io arrivo da un percorso universitario in cui proprio studiavo tecniche dello spettacolo, quindi arti sceniche, ho fatto anche teatro in passato, per cui è un bellissimo sogno. Chiaramente è un sogno in cui uno su mille ce la fa, bisogna essere anche sinceri. Ci vuole tanto lavoro, tanto impegno. Oggi purtroppo viviamo in un mondo mediatico che tante volte sembra quasi una catena di montaggio, sembra che ci si possa buttare in questo mondo e subito avere successo. In realtà, oltre a una parte, una componente importante di fortuna, ci vuole talento ma anche molto lavoro, quindi è importante formare delle accademie, proprio anche che rifanno un po' l'eco al Saranno Famosi, quindi in cui ci sia anche un artista globale, cioè che sappia fare un pochino di tutto, quindi non solo il cantante o il ballerino, ma che sia veramente un artista a 360 gradi. Io penso che questo sia una buona cartina di tornasole anche per avere poi quella che è una notiziabilità, no? Quindi poi una possibilità di apparire, certo, nel corso di eventi. Assolutamente. Allora, questa rubrica l'ha voluta il nostro direttore Marcello,
che volevo appunto invitare a esprimere una sua opinione, proprio perché qui abbiamo la possibilità di avere ospite la nostra Serena, che insomma ci ha dato una bella infarinatura di quello che è il giornalismo di oggi. Marcello. Ricollegandomi proprio alle parole di Serena, che uno su mille ce la fa, io quando aprivo i casting nei miei tempi iniziavo proprio con questa frase: sappiate che per tutti comunque ragazzi questo è un percorso, è un'occasione unica che dovete sfruttare al massimo. E la cosa più bella, Serena, che sicuramente può interessare diciamo la carta stampata, è che il nostro è diventato anche un programma che si occupa di sociale. Perché? Perché durante i nostri incontri con i centinaia di ragazzi che incontriamo, incontriamo tante storie, tante famiglie, e in ognuno di loro c'è un seguito dietro. L'anno scorso abbiamo intervistato tante situazioni di famiglie, per esempio, disagiate, famiglie con ragazzi e ragazze con bulimia, con problemi di bullismo, e attraverso il nostro programma hanno ritrovato il sorriso, la voglia di vivere, ma soprattutto di uscire fuori da quel guscio che li praticamente ostacolava. E questo secondo me è il vanto più bello, perché di talent ce ne sono tantissimi in giro, da Canale 5, su tutte le varie reti, Sky, eccetera. Noi ci occupiamo proprio di prendere gente semplice, come dicevi, hanno bisogno poi di studiare, di andare in un'accademia che noi istituiremo al più presto attraverso il nostro programma, ma soprattutto che diamo a loro uno sbocco di visibilità. Possiamo fare un esempio, come è successo l'anno scorso per Pierpaolo, che facendo un playback, come succedevano nella Rai, perché questa è la versione moderna di Nella Rai, e l'hanno visto i registi di Grand Hotel, gli editori di Milano di VIP, Top, Eva 3000, e da lì ha cominciato naturalmente la sua carriera. Quindi l'anno scorso, ad esempio, è stato lui. Noi quest'anno cercheremo di dare sbocco a diverse persone. È importante, naturalmente, che poi ci sia lo studio successivamente. Sarei molto onorato se il Messaggero, proprio su questa parte del sociale, rivolgesse un po' di attenzione nei nostri riguardi, perché veramente abbiamo avuto delle storie bellissime, bellissime anche se fatti di cronaca durante il corso di tutti i nostri incontri con i vari ragazzi. Ecco, il nostro direttore elegantemente l'ha chiesto un articolo. Ho fatto come soldino una marchetta, tra virgolette. Allora, Maria Serena, ti ringrazio perché sei veramente una bella persona. Grazie per aver partecipato a questa mia intervista. Complimenti anche per questa funzione, come dire, anche terapeutica, tra virgolette, che può avere lo spettacolo più giovani. È una cosa importante. Ci rivedremo presto con i tuoi viaggi. Quindi ora ridò la linea a Paola Dellicolli e parte la nostra sigla. Alla prossima puntata.